Terzo candidato sindaco a Bagnacavallo è Maurizio Bragonzoni, ristoratore candidato per area liberale come alternativa ai due principali contendenti della sfida elettorale, Marco Giacomoni per il centro-sinistra e Diletta principale per il centro-destra. Bragonzoni si è presentato alla stampa parlando di servizi di prossimità sanitari, educativi e commerciali, contrasto al degrado e alla criminalità, decoro dei luoghi pubblici e manutenzione del territorio. Ho lavorato a Bagnacavallo con un'attività dal 94 che ha funzionato benissimo. Bagnacavallo era veramente molto viva, parlo del centro storico, vediamo come siamo messi, le critiche possiamo fare, non si capisce perché il mercato è stato ridotto. Nel punto dove siamo adesso, con lei che stiamo parlando, qui partiva il mercato una volta, il mercato adesso è stato quasi dimezzato, non si capisce perché non arrivano ambulanti, i negozi sono chiusi, non ci sono più le feste. Una volta siamo ridotti ad avere, certamente una cosa veramente molto molto bella, in cui ho partecipato anche alla creazione con l'Associazione Culturale Officina nel 1990 a far partire la festa di San Michele, che era tutta un'altra cosa. La festa di San Michele deve continuare, e forse la festa più importante di Bagnacavallo, anzi lo è, però ci possono essere anche altri temi, ci possono essere altre feste, si può portare avanti anche un discorso. So bene che, conosco bene qual è il bilancio del comune di Bagnacavallo, però si possono trovare risorse parlando anche con gli imprenditori. Quali saranno i punti principali del programma col quale vi presentate agli elettori di Bagnacavallo? Punti principali, non in elenco, non perché uno è primo, secondo, via dicendo, l'aggregazione dei giovani, ci tengo moltissimo, i giovani a Bagnacavallo non hanno un punto importante dove aggregarsi, gli anziani, che sono molto importanti perché uno che ha lavorato tutta la vita ha bisogno poi di vivere tranquillità e in sicurezza in questo paese, dopo tanti anni di lavoro, poi sicurezza data agli anziani, ritorna in questo programma, perché a Bagnacavallo non c'è presente una caserma dei carabinieri, abbiamo una caserma che è fuori, cioè è sempre il comune di Bagnacavallo. Quando dico Bagnacavallo io intendo sempre il comune comunque, perché dopo le frazioni sono importanti come il centro città. La sicurezza deriva anche da un presidio nel territorio che non abbiamo in questo momento da anni, molto importante questo. Poi il centro storico, questo centro storico mi rivolgo proprio a Bagnacavallo, che ormai, come possiamo vedere, abbiamo il 60 se non 70% dei negozi chiusi. Cercare di fare anche del centro di Bagnacavallo un centro commerciale di quelli, come si dice, storici, e si può lavorare tutti insieme per arrivare anche a questo. Questi, diciamo, sono tra i punti fondamentali. Non dimentichiamo poi tutto quello che sono le frazioni, e non metto per ultimo, ma lo tengo sempre, non voglio confondere con l'altro, quello che è successo con l'alluvione, cercare di ripristinare nel miglior modo possibile tutto quello che ci circonda per non avere un altro disastro come quello che è stato l'anno scorso. Ecco, appunto, inevitabile parlare dell'alluvione in questa campagna elettorale. Come giudicate la gestione pre e durante l'emergenza? Ma come la giudichiamo? Si è visto da quello che è successo? Cioè, siamo stati allagati tutti, cosa posso dire oltre quello? Se era gestita in maniera diversa magari avremmo subito di meno, no? Cioè, qui si ripete sempre le stesse cose, ma anche la verità, la pulizia degli alvei dei fiumi, che era una cosa importante, secondo me quella avrebbe diminuito il disastro probabilmente del 20 se non del 30%, molto importante su questo fatto qua. Poi a Bagnacavallo sappiamo benissimo che l'alluvione che è partito da Faenza, la piena arrivava a Bagnacavallo in 6 ore. E qui non c'è stata un'allerta da questo punto di vista qui. Non siamo qui certamente a fare delle critiche anche su quello che poteva essere fatto, ma sono cose che dovevano essere fatte anche anni fa. Le vasche di espansione, siamo a ripetere le stesse cose, cose che si ripetono da anni che non vengono mai fatte. Però bisogna decidere, ma non parlo soltanto nel nostro comune, ma per la Bassa Romagna, cosa si vuole fare e farlo anticipatamente. Non possiamo sempre aspettare per delle opere che durano 30 anni. Guardiamo, adesso non voglio passare dall'alluvione, ma faccio un esempio del sottopasso di Bagnacavallo, che sono 30 anni che ne parliamo. Come mai la scelta di correre da soli in queste elezioni? Beh, è area liberale. La scelta per correre da soli in area liberale è una cosa intrinseca in noi. L'avremmo voluto fare da tutte le parti. Poi ci sono stati dei progetti che ci hanno portato, specialmente a Lugo, a essere uniti con il centrodestra, anche perché lì c'è un candidato, io lo voglio dire, Francesco Barone, che è una persona squisita, un amico, una persona che stimo e che tengo veramente molto. Per Bagnacavallo ed Alfonsine la scelta con Gabriele Padovani, che è il presidente, è perché area liberale
un'alternativa a quello che può essere il centrodestra e il centrosinistra, ma sia ben chiaro che se andiamo al ballottaggio noi sappiamo già dove andare e cosa fare.